Finché sono 3 punti non ci si può lamentare. Ma oggi ci si può lamentare del resto. Buonasera a tutti, sono Adri. Questo è il resoconto, perché è proprio un resoconto di Sampdoria Milan, di quello che ho visto stasera. Intanto io oggi avrei scommesso che il Torino avrebbe rubato almeno 2 punti all'Inter e non è successo. Questi 85 minuti non giocano. 5 minuti giocano, vincono le partite. Noi invece ci tocca giocarle proprio in maniera assidua, con i denti, con il sangue. Poi magari le vinciamo, però sempre una sofferenza unica. E la prestazione di oggi, nonostante sia stata una vittoria da parte mia, credo anche piuttosto meritata, perché voi non guardate il finale di partita dove la Sampdoria ha avuto quella tripla occasione verso l'85esimo, guardate tutto il resto della partita, che la Sampdoria, oltre ad aver colto una traversa dopo 10 minuti, non ha fatto niente. Dove è stato costantemente il Milan davanti, dove il primo tempo poteva che finire 3-0, poteva finire 3-0. Abbiamo avuto un sacco di occasioni sciupate, un gol annullato e una grande parata di Odero su una botta sicura di Giroud, quindi questa è una partita che poteva essere chiusa nel primo tempo e gestita nel secondo. Cosa che non abbiamo fatto, siamo arrivati ai secondi 45, che tutto era in bilico, è successo forse quello, sono successe 2 cose che non dovevano succedere. Solo che una delle due è veramente assurda, che il giocatore tuo più forte viene espulso. Ed è incredibile, cioè è veramente incredibile che Leao, io lo dico a volte, è tanto forte quanto stupido. Leao, il primo gol, come sempre, 80% è stata opera sua. Si è preso palla, si è fatta sportellata, è andata avanti, l'ha messa dentro, poi l'ha toccata di nuovo. Messias ha fatto gol. Prende un'ammonizione per un fallo stupido. Ammonizioni ed espulsioni che ci sono, chiarifico tutto. Prende un giallo per un fallo inutile. Cioè, questo fallo lo fai all'ingresso della tua area di rigore, sul lato corto della tua area di rigore, io lo posso capire, ma cosa vai a dare una manata in faccia a un avversario al 20esimo del primo tempo in attacco? Non ce n'è l'utilità. Cartellino meritato. Il rosso, io lo so che vuoi la consacrazione, cosa che né giocando nel Milan avrai tempo di ottenere. Ma cosa va a fare una rovesciata con un'area piena di uomini? C'avevi Pubega che, tra l'altro, a fallo fischiato aveva anche fatto gol. Bastava fare un appoggio per Pubega che tirava. Porta coperta, la palla entrava in porta, che era una meraviglia. Tutti siamo dovuti andare a cercare quel fallo. Non l'hai fatto apposta, però. Hai avuto un moto d'orgoglio, non lo so, un qualcosa che ti è saltato mezzo neurone, sei andato a fare quel fallo e ci hai lasciato in 10 per il resto della partita. Che in realtà la tua assenza si è sentita, ma neanche più di tanto, perché secondo me ti avrebbero sostituito, anche se tu non ti fossi fatto espellere, ma soprattutto tu ci lasci a piedi per Milan-Napoli. Tu ci lasciassi a piedi per Monza-Milan, ti direi va bene, meglio così. Ma tu ci lasci a piedi per Napoli-Milan, bimbo. Per Milan-Napoli, scusate. E io adesso penso che Napoli sia la squadra non più forte, ma per ora più in forma del campionato insieme a noi. E adesso io voglio proprio vedere come lo affronti il Napoli, con che forza, con coraggio, con che uomini vuoi affrontare il Napoli. Toccherà mettere, se si riprende, Rebic sulla sinistra, che ti rientra dall'infortunio. E qua ne approfitto per dirti, Leao, che martedì mercoledì giochiamo la Coppa. E tu? Dato che la prima ve l'ho perdonata contro Zurigo, contro il Salisburgo, tu vabbè, l'esordio in Champions League, campo difficile, sti qua in casa fanno sempre punti, ci sta. Ma contro la Dinamo Zagabria a San Siro, io Leao non te la perdono, eh. Leao, tu vieni. Tu mercoledì, martedì, quando è la Champions League, devo controllare. Tu ti devi mangiare il campo. Tu ti devi
devi fare tu, cioè, devi mangiare l'erba, devi mangiare l'erba tu in Champions League. Chiaro? Venendo al resto, prestazione che se vinci ti va bene, però ho visto più che altro la mancanza della creazione delle occasioni, perché alla fine la prestazione nel complesso è sufficiente, perché tutti hanno fatto bene quando stavamo facendo bene, tutti hanno fatto male quando si stava facendo male e tutti hanno retto quando c'era da reggere. Quindi non me la sento di puntare il dito addosso a qualcuno, anzi forse in questo giro voglio anche dare una piccola nota di merito a Messias, che ha fatto gol. Vabbè, ha fatto un gol, Messias ha fatto gol. Se Messias e Szélemaekers fa un gol, automaticamente la prestazione è buona. Mettetevelo in testa. Volevo dire che butta a partita di Giroud, però poi si è caricato sulle spalle il calcio di rigore del 2-1. E quindi quello che volevo dire su Giroud, ho dovuto rimuoverlo, perché fino ad allora non stavo facendo una grossa partita. E va detto. 15 tira 10, 4 tiri in porta a 4, un pochino più di possesso palla loro, più corner noi, più cross loro. È stata una partita equilibrata, abbiamo fatto un pochino più di tiri, non nello specchio della porta, anche perché tiri in porta ce ne sono stati veramente pochi, perché 4 per parte, nonostante loro siano stati molto pericolosi. E quello che mi turba di oggi non è la prestazione, non è il risultato, non è il fatto di purtroppo aver ancora preso gol, che è tempo di fila che prendiamo gol, ma il fatto di andare, ripeto, con Napoli senza Leao. Uscirà la reaction domani, barra dopodomani, come sempre, che andate in onda su Twitch stasera. E ci tengo a dirvi che domani sarò in concerto a Roma e lunedì si ricomincia la programmazione settimanale con GTA 4, della sua fase e tutto quanto. Do la piccola ultima nota di merito, l'ultimo pezzettino di video lo dedico a Franks, che è entrato. Ricordiamoci che ha 19 anni, 20 anni, quanto c'ha, e ha retto bene il centrocampo. Quindi nuovi acquisti, devo dire che per ora hanno fatto un gran lavoro. Da dire tutto, iscrizione al canale, like al video, commentino, attivate la campanella, fate tutto quanto, che noi ci vediamo presto, appunto, con la live reaction. Vado a dormire che sono stanco. Buonanotte. Sempre Forza Milan, i campioni dell'Italia, siamo noi.